Oggi viaggiamo. No, ma guardate, ma ecco, vedi, io sono attratta dal salato, non c'è niente da fare. Questo è un capolavoro, capito? Cosa sono i? Gli gyros. Gyros, ghiri, in Italia, no. In Italia diciamo gyros, ma in realtà... Oh, ma questo è il sirtaki. Bravissimo. Ecco, è il sirtaki, perché andiamo in Grecia e facciamo questo pane meraviglioso. Esatto. Che potremmo dedicare a colui che compie gli anni oggi. Direi di sì. E che è Luciano Spalletti, capolista con il Napoli, quindi, esatto. Insomma... in bocca al lupo e basta, perché poi sai che i napoletani sono superstiziosi, quindi non dico niente. Auguri, auguri, auguri. Tanti auguri. Allora, ma è una meraviglia, sembra una fiada, una specie Bravissima, di... io ti porto in Grecia, no? In queste case bianche con i tetti blu, che tu ami e io anche amo. Io amo la Grecia. E facciamo gyros pizza. Gyros, chiamiamoli gyros. Esatto, chiamiamoli gyros. Però se vai in Grecia e chiami gyros, la G non si pronuncia, non capiscono. Esatto. A me è successo quando andavo da giovane in vacanza in Grecia. Come gyros con la Y, come ghiro, esatto. Però si dice iros. Si dice cioè, iros. È un po' aspirata la G. Che deriva da ghirizzo, che è una parola greca che sta a significare un po' questa carne che va girata, un po' quella simile al kebab, no? Esatto. Però la grande differenza tra il kebab, a parte il pane, quindi la pitta stiamo facendo, il pane pitta, è la carne, no? Che esatto. nei gyros viene utilizzata la carne di maiale o di pollo, mentre invece nel classico kebab viene utilizzata la carne di montone piuttosto che quella di vitello. Certo. Ecco. Allora, partiamo con l'impasto, no? Per con fare queste pitta. Esatto, utilizziamo 500 grammi di farina tipo 0 di media forza, quindi 12 grammi di proteine, la farina per tutti gli usi che abbiamo a casa. Abbiamo 5 grammi di lievito fresco di birra che vado a mettere dentro, poi abbiamo 180 grammi d'acqua e lo yogurt, che è una delle caratteristiche che in greco, moltissime versioni... Esatto, naturalmente lo yogurt greco, sono 100 grammi, che è proprio una delle caratteristiche che viene utilizzato proprio per fare questa tipologia di pane, che è la pitta, da cui la parola poi lo dice, è un po' un antenato proprio della pizza, no? Stiamo parlando della Grecia, dell'Impero Ottomano, dove nascono questi pani, questi flatbread, che sono un po' tipici di tutto il Medio Oriente, che vengono utilizzati proprio per poi mangiare anche da soli, ma soprattutto per farcire. Ecco, vedi che io sto andando a impastare col cucchiaio ed è un impasto abbastanza solido, proprio perché lo yogurt ha una consistenza diversa, no? Dall'acqua, e quindi ci vuole un po' più di tempo per farglielo assorbire. Vedi che dopo pochi secondi è importante andare con le mani e fare questo movimento, quindi schiacciare l'impasto in modo da far amalgamare bene la parte secca all'altra parte che appunto si sta amalgamando. Poi andiamo con il sale, eccolo qua, che sono 10 grammi di sale. L'impasto è ancora umido, quindi io continuo a far assorbire il sale e andando proprio, vedi, non ci sporchiamo neanche tantissimo le mani perché l'impasto è comunque molto solido e alla fine andiamo con l'olio extravergine di oliva, che sono 20 grammi. Quindi aspettiamo proprio un attimino che ci sia pochissima farina proprio nella ciotola e andiamo ad inserire l'olio extravergine di oliva. L'olio extravergine di oliva lo facciamo assorbire delicatamente piano piano fino a quando non lo vediamo più nella ciotola e fino a quando abbiamo un impasto che deve risultare il più liscio possibile. Quindi è importante avere, tanto non è difficile arrivarci proprio perché l'idratazione, quindi la quantità di liquido, non è altissima. Quindi impastiamo fino ad avere un impasto che sia bello bello liscio. Lo facciamo riposare per 2 ore a temperatura ambiente. Grazie. Esatto, allora, vedi che con 2 ore a temperatura ambiente noi abbiamo un impasto che è bello, bello sodo. E andiamo a spezzarlo, quindi con pochissima farina, andiamo a spezzarlo in delle palline non troppo grandi, quindi 50-60 grammi, a seconda poi di quanto lo vogliamo, diciamo vogliamo farli grandi, no? Questi gyros, queste pitte. Quindi andiamo a chiuderle bene. Eccole qua, vedi, che devono essere lisce. Questo passaggio serve a, diciamo, dare ulteriore forza alla pasta, ma soprattutto a dargli, se per caso avessimo l'impasto che è ancora un po' rugoso, che può succedere, a dargli proprio questa consistenza bella liscia. Deve sembrare seta sotto le mani proprio. E quindi rispettando tutti i passaggi riusciamo ad avere poi un risultato che poi ci permetterà di stenderlo nella maniera opportuna. Quindi andiamo a fare le palline, le mettiamo sulla nostra teglia, quindi a riposare. Qui il riposo non è molto lungo, proprio perché possiamo, lo facciamo dopo poi il riposo, quindi nel mentre che facciamo le palline possono passare circa una decina di minuti e le facciamo, vedi, che non devono neanche lievitare tantissimo.
Eccole qua, le facciamo, diciamo, semplicemente... si compattano un po' e esatto, basta. Esatto, si compattano un po' e basta. Le facciamo... questo è proprio una preforma per farle rilassare fondamentalmente e agevolare poi la stesura. Metto un po' di farina e qui arriviamo proprio... alla pitta. Con la parte, esatto, più importante. Quindi inizio a schiacciarla con le mani, con un po' di farina, e faccio due stesure. Quindi, vedi, io inizio a stenderla. Siccome il riposo non è molto lungo in pallina, potrebbe tornare un po' indietro. Quindi inizio a stenderla fino a quando la nostra pallina arriva. Me la metto da parte, vado a quella successiva, la rischiaccio, te ne faccio vedere un paio, così almeno, vedi, mentre l'altra sta riposando, io vado a stenderla per circa una 10-12 centimetri di diametro, la metto da parte, riprendo l'altra, che magari ha riposato proprio alcuni secondi, e vedi che piano piano è un po' più elastica. Naturalmente dipende dal tempo che la lasciamo, no? E qui vado a stenderla fino a quando riusciamo a raggiungere una dimensione che sia circa una ventina di centimetri. Vedi che adesso è un po' più agevole. E le vado a far riposare. Guarda, ti faccio vedere. Quando le abbiamo stese bene, prendo sempre una teglia, ecco, vedi che sono belle sottili. La teglia quella bassa dove noi facciamo tu. Ah no! No, prendo una classica teglia, guarda, io qua ne ho già fatta una. Vedi, le metto proprio, tanto ci metto un po' di farina in mezzo, le metto a riposare una sopra l'altra per circa una mezz'oretta e dopo procediamo poi alla cottura della pizza. Assolutamente, va bene. Vado avanti. Perfetto, grazie. Eccoci, Anto! E allora fai bella con un bel pepe, forte, buona. Allora, siamo in Grecia, stiamo facendo... siamo partiti dalla pitta, facciamo il gyros pitta, che noi in Italia chiamiamo gyros pitta, ma in Grecia la G non si pronuncia. Abbiamo fatto riposare la nostra pasta prima per 2 ore, poi abbiamo fatto le nostre palline, le abbiamo stese in più riprese e poi le abbiamo fatte riposare qui nel canovaccio per circa una mezz'oretta, in modo che il nostro impasto riesca a rilassarsi bene e soprattutto non gonfi tantissimo in cottura. Non dobbiamo fare l'effetto pane carasau, dobbiamo fare l'effetto proprio quasi piadina. A questo punto ce le mettiamo sul tavolo e con la forchetta andiamo a bucare, tanto questi buchini qua poi tanto durante la cottura andranno via. Beh, in questo caso la facciamo sulla padella, quindi padella antiaderente bella calda, possiamo anche farla in forno, il forno va a 250 gradi per circa 5 minuti, il problema è che col forno tendono a diventare un po' più biscottosi, invece facendoli in padella tendono a diventare più morbidi. Eccoli qua, vedi, la temperatura deve essere bella calda e iniziamo a farla cuocere fino a quando la nostra pasta non farà delle piccole bollicine, tra pochissimo le vediamo. Intanto ci prepariamo con la farcitura, no? Facciamo la salsa tzatziki, che è quella tipica, no? Con lo yogurt greco, il cetriolo e l'aneto all'interno del nostro composto. Andiamo a mettere anche un po' di aglio. Loro tritato. Mettono molto l'aglio. Sì, esatto. Quindi... poi naturalmente va a piacimento di quanto ne vogliamo mettere, anzi facciamolo col cucchiaio. Aggiustiamo con un filo d'olio e un po' di sale. Eccolo qui. E questo è un po' come il nostro squacquerone, per dire. Esatto. Cioè, funziona un po' da base. Andiamo a miscelare. Io il cetriolo un po' l'ho tritato finemente e un po' l'ho lasciato a pezzettoni. Vedi, andiamo a miscelare bene e così siamo praticamente pronti. Vedi? E questa è proprio immancabile, tipica, quando si mangia la pizza. Qualunque cosa. Vedi che intanto ho fatto le nostre bollicine. Vedi le bolle? Vedi qua? Adesso questo è il momento per girare la nostra pitta. Andiamo a continuare a farla finire di cuocere. Non devi più bucarla lì. No, praticamente adesso, praticamente adesso la possiamo schiacciare un po', se si alza un po', a questo punto sì, la possiamo bucare, vedi? Ma lei si abbassa, l'importante è tenerla bella bassa. Ok. Mentre finiscono di cuocere, vedi come dobbiamo conservarle a casa? Le facciamo raffreddare fino a quando sono tiepide e ce le teniamo con la pellicola una sopra l'altra. Rimangono morbide, vedi? E riusciamo a fare questo, vedi? Andiamo a servirla. Qui abbiamo dell'arrosto di maiale, che naturalmente è tipico, ma sia maiale che pollo a casa, se ci avanza un po' di arrosto di maiale, possiamo farlo a fettine e andare a utilizzarlo appunto per la nostra insalatina. Un po' di insalatina, eccola qua. Poi ci mettiamo pomodori. Pomodoro. Eccoli. Che sgrassa. Esatto, un po' di cipolla. Che sgrassa. Che sgrassa. Le olive naturalmente greche. Sgrassano meno. Senti come sono ste olive. Questa cos'è, la feta? Questa è la feta, bravissima. La andiamo a mettere. Che è un po' acidula. Qui. E poi andiamo con la nostra salsa tzatziki, andare a, proprio gliela mettiamo sopra, così, in modo che ci dia poi quella parte morbida e ci andrà a
pulire un po' la bocca. Lo andiamo a chiudere in questo modo. Mamma mia. Prendiamo questa carta, io naturalmente poi si può anche legare con un cordino. E adesso... Vabbè. Secondo me si può assaggiare. Perché ma io guarda come fa. Certo che ne hai, le ha, benissimo. Le ha. Guarda, facciamole che vedere. Ma che meraviglia. Com'è? Che invidia anch'io dopo, eh.